buonasera a tutti. Diamo inizio allora al primo di questi tre incontri dal titolo I colori dell'anima, e quest'anno, dopo la pausa dell'anno scorso, riprendiamo a esaminare alcune fatti pregevoli, alcune opere pregevoli del museo della cattedrale. Pregevole per la fattura, perché molti sono miniati, ma pregevole anche perché i corali ipotizzano che ci sia attorno ad essi tanta altra attività, la scuola di grammatica e di musica per i chierici che devono usare questi corali, un'assemblea che si allenava in qualche modo a comprendere questi testi che venivano cantati, ma soprattutto mi sembra che i corali dicano anche appunto qualcosa del colore dell'anima, cioè qualcosa che attiene alla gratuità del fare le cose. Siamo nell'ambito della fede, quindi l'interesse principale dei corali non è tanto esprimere un'opera d'arte o un capolavoro esteticamente pregevole, ma soprattutto di avere cura della lode del Signore e di abituare, di educare una comunità cristiana a rendere lode al Signore. E allora la liturgia è significata e caratterizzata innanzitutto dalla sua gratuità. Non produce niente, sostanzialmente. Non produce niente di concreto, non ti dà indietro niente. E quindi anche coloro che si accingevano a costruire i corali, in fondo erano mossi da questa gratuità, da questo desiderio di fare una cosa bella e nello stesso tempo di fare una cosa buona, no? Per la comunità cristiana, per il popolo ferrarese in genere. E allora in questi tre incontri entreremo dentro questi colori dell'anima, un po' con il desiderio che anche la nostra anima sia colorata da questa bellezza, un po' anche con il desiderio di capire com'era colorata l'anima di coloro che hanno lavorato, di coloro che hanno usato questi corali. E avremo quindi questi tre incontri, il terzo soprattutto, poi altri presenteranno, il terzo soprattutto lo faremo nel coro della cattedrale, laddove questi, non esattamente lì, ma insomma, questi corali venivano usati. E se riusciamo ne metteremo anche uno o due sul grande leggio del coro della cattedrale, in modo che tutti quelli che partecipano possano vedere anche da vicino come venivano utilizzati. E avremo il maestro emerito della Cappella della Basilica di San Pietro che parlerà e ci illustrerà qualcosa che ancora non sappiamo, cioè di una modalità, di una particolarità tutta ferrarese di legge, di cantare il gregoriano. E quindi sarà un po' anche una piccola novità che questo anatomia di un capolavoro, no, porterà e regalerà alla città. Questi incontri sono organizzati dal capitolo della cattedrale, molto meno operativo del capitolo del 400 che avevano sponsorizzato questi corali, no? Però insomma ancora alla responsabilità della cattedrale, e quindi già due anni fa abbiamo iniziato a promuovere degli incontri, anche vorremmo farlo nella piazzetta dietro l'abside della cattedrale, ma la prima volta che abbiamo provato è piovuto sempre, e quindi ci siamo rifugiati nella sala del sinodo,
però sono stati incontri molto, molto interessanti. Alla fine del terzo incontro abbiamo accompagnato tutti anche a vedere il museo della cattedrale, e anche questa è stata una bella iniziativa. Speriamo di riprenderli anche quegli incontri, soprattutto estivi, nella piazzetta della cattedrale, in modo da aiutare anche la Ferrara ad avere, come posso dire, ad amare questo posto, questo luogo che è un po' nascosto, adesso anche un po' inaccessibile perché le armature attorno al campanile lo rendono di difficile accesso. Ecco, però vorremmo continuare a lavorare in questa direzione. Intanto, insieme al Comune, insieme alla Fondazione Zanotti, insieme a Ferrara d'Arte, insieme al Museo della Cattedrale, ogni anno promuoviamo questi incontri dal titolo Anatomia di un capolavoro. Ecco, ringrazio della vostra presenza e spero che sempre di più, come già sapete, alla fine potete ritirare un biglietto per visitare gratuitamente il Museo della Cattedrale, che bisogna pur dirle è uno dei musei più visitati della città, e quindi perché contiene grandi opere d'arte che è bene che conosciamo e far conoscere sempre di più. Spero che un giorno, nei prossimi anni, potremo dedicare questi tre incontri a studiare il coro della cattedrale, il coro ligneo della cattedrale, in modo che sappiamo dove ci sediamo e sappiamo anche che il simbolo che rappresenta questo coro anche sotto il grande affresco del giudizio universale. Ringrazio della vostra presenza e auguro a tutti buon ascolto. È la terza edizione di questo ciclo che abbiamo chiamato qualche anno fa Anatomia di un capolavoro, cioè l'idea di dissezionare, insomma, i capolavori del Museo della Cattedrale e guardarli da diversi punti di vista. Noi abbiamo quest'anno appunto pensato e immaginato un percorso che vedete nell'invito, nella cartolina invito, che in questo contesto appunto dedicato ai libri corali, ai libri miniati e ai libri liturgici custoditi al Museo della Cattedrale, consentisse in qualche modo di avvicinarsi in un modo un po' diverso appunto a una tematica anche un po' difficile, possiamo dirlo, nel senso noi, la Fondazione Zanotti lavora su questo da tempo, noi ci proviamo da altrettanto tempo e ci siamo resi conto che c'è una difficoltà oggettiva nel far vedere questi oggetti e soprattutto anche per una fruizione stessa che è legata all'oggetto in sé, se ne vede sempre una parte, se ne vede sempre la parte che scegliamo ogni X mesi di movimentare e di mostrarvi. E allora l'idea è quella un po' di raccontarli in una maniera un po' diversa, vedremo, abbiamo questo primo incontro con Anna Melo Grandi che adesso passo a presentare, un secondo incontro con Fabrizio Lollini, che conoscete perché è stato già nostro ospite tempo fa, il 27 di aprile, quindi tra una settimana esatta, e Monsignor Pablo Colino che ci tratterrà più sull'aspetto appunto musicale di questi corali. Fabrizio si occuperà dell'aspetto stilistico, Anna ci parlerà di qualcosa della quale sono sicuro non avete mai o quasi mai sentito parlare, e quindi sarà un qualcosa di veramente molto molto interessante. Questo per recuperare appunto l'unità e l'interezza di una serie di capolavori così complessi da raccontare. Io sono molto felice personalmente, ma anche per l'istituzione che rappresento, di essere qui, di avere qui a fianco Anna Melo Grandi, perché c'è una formula che si usa spesso e che in questi casi, cioè l'amico del museo, in questo caso è un'amicizia, possiamo dire, abbastanza antica, nel senso che Anna si trovò a studiare i corali qualche anno fa ormai, ho perso un po' il conto, non ricordo bene, non lo ricordiamo perché vuol dire che il tempo passa, e con grande attenzione, con grandi esiti dal punto di vista scientifico.
Anna Melograni nasce a Bologna nel 1960. La sua figura di ricercatrice e di storica dell'arte si caratterizza da un lato per le sue importanti ricerche sulla miniatura, ma non solo come storica dell'arte, ma è uno dei canali preferenziali della sua ricerca, dall'altra per la sua formazione, fatemelo dire, internazionale, elemento così raro tra gli storici dell'arte italiani. E, dopo aver svolto parte della formazione liceale alla Southwest High School di Minneapolis, nel 1985 si laurea in storia dell'arte medievale alla Sapienza con Francesco Gandolfo. Sempre a Roma prosegue i suoi studi nel diploma, conseguendo il diploma di specializzazione in storia dell'arte medievale con Angela Maria Romanini. Tra il 1989 e il 1991 riceve una borsa di studio bandita dal Ministero della Pubblica Istruzione per frequentare un corso di master in Histoire de l'Art all'estero, in particolare a Losanna con Carlo Bertelli. Nel 2008 ottiene il PhD in Art History presso l'Università del Sussex, discutendo una tesi con Evelyn Welch sul costo e la produzione dei codici miniati in età rinascimentale. Dal 91 la sua attività professionale si sposa con una vocazione pubblica, perché diventa funzionario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, qualifica appunto di funzionario storico dell'arte. Al momento svolge il suo incarico presso la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, dove tra le altre cose è redattrice di una rivista storica e di un punto di riferimento assoluto per gli studi dell'arte in Italia, che è il Bollettino d'Arte, che tutti conoscete. Tra il 2004 e il 2007 ha insegnato come professore a contratto storia della miniatura e dell'ornamentazione del manoscritto all'Università di Siena. E tra l'altro, questa è una cosa che vorrei ricordare, tralasciando il lungo elenco di pubblicazioni che si trovano anche dove nel sito che sto per citare, è stata creatrice e anima tuttora, insomma, dal 2008 il blog Miniatura Italiana, miniaturaitaliana.com, che è un punto di riferimento per gli studi della miniatura non soltanto in Italia. Ecco, da quello che abbiamo detto, insomma, potete capire la gioia, insomma, ripeto, anche personale, e ringrazio Anna di essere qui, di avere come ospite Anna Melograni con noi questa sera. Grazie mille. Senti, allora, inizio dalla fine, mostrandovi la copertina del libro scritto a più mani, pubblicato nel 2007 dalla Manchester University Press, a conclusione di un progetto triennale di cui ho fatto parte, che aveva come obiettivo quello di descrivere i processi produttivi e definire i costi degli oggetti nel Rinascimento, in massima parte opere d'arte. È importante spiegare come è nata la ricerca, perché il metodo interdisciplinare applicato ad essa è legato alle diverse professionalità che ne facevano parte. Si può dire che è stato uno dei primissimi tentativi di dare una risposta concreta alla domanda che a volte ci facciamo osservando un quadro o una scultura: ma quanto costava produrli? Il progetto è nato in Inghilterra nel 2001 dall'idea di due professoresse della University of Sussex, Evelyn Welch e Michelle O'Malley, che hanno trovato finanziamenti per mettere su un gruppo di lavoro composto di storici dell'arte e da storici dell'economia, appartenenti a università del Regno Unito e italiane, per esempio la Bocconi di Milano. L'obiettivo del progetto era quello di far dialogare l'arte e l'economia e soprattutto superare gli ostacoli insieme. Per gli storici dell'arte l'ostacolo maggiore è sempre stato quello di riuscire a leggere i documenti laddove parlano di costi, mentre per gli storici dell'economia, che ben conoscono il valore delle monete, lo scoglio era invece la mancata familiarità con le opere citate nei documenti. Sotto esame vi erano sia oggetti italiani di lusso sia di uso quotidiano, prodotti in un arco di tempo che andava dal 1350 al 1650. Il mio contributo è stato quello di scrivere un capitolo sul costo dei codici miniati e sul ruolo chiave avuto dal cartolaio nella produzione del libro rinascimentale. In questa occasione ho preso in esame, tra le altre cose, i corali quattrocenteschi della Cattedrale di Ferrara. La chiacchierata di oggi sarà divisa in quattro parti. Nella prima parte vorrei parlare della mobilità delle merci e degli artigiani,
perché questo ci consente di spiegare due cose importanti. Primo, i codici miniati erano il frutto dell'assemblaggio di materie prime diverse, pergamena, foglia d'oro, pigmenti, cuoio, e del lavoro di professionalità diverse, il cartolaio, il battiloro, il copista, il miniatore, solo per citarne alcuni. Secondo, oggi viaggiamo per l'Italia senza pensare che nel 400 e nel 500 partire da Roma per arrivare a Venezia significava attraversare almeno quattro stati diversi: lo Stato della Chiesa, il Principato dei Medici, il Ducato degli Este, la Repubblica di Venezia. Queste realtà politiche avevano monete differenti e tassazioni in entrata e in uscita dalla città. La seconda parte del discorso sarà quindi sul valore delle monete. È un tema in apparenza complesso, ma a mio giudizio meno difficile di quanto possa sembrare. Tuttavia è sicuramente il più nuovo. Affronteremo di conseguenza anche la differenza tra monete reali e monete di conto. Nella terza parte verrà applicato il metodo di lavoro usato dagli economisti ad una produzione artistica ben documentata, quella dei corali di Ferrara. Che i documenti siano completi è una condizione essenziale perché i conti tornino, nel senso che talvolta un documento si può riferire a un pagamento parziale, ad esempio alla rata finale o a quella iniziale, e non all'intero importo. Sapere interpretare le fonti evita di commettere degli errori sui reali costi degli oggetti. Quarta ed ultima parte del discorso. Cercheremo di capire insieme se sul costo finale di questa produzione di corali abbia inciso maggiormente la materia prima o la manodopera, e proveremo a paragonarlo a quello di altre opere rinascimentali. Come potete immaginare, i codici miniati si prestano benissimo a fare un discorso sulla mobilità delle opere d'arte, e questo sia che si parli di codici interi, mi riferisco ovviamente a quelli trasportabili che avevano un formato in quarto o in ottavo, non a quelli in folio come i nostri corali, sia che si parli di parti dei codici, quali ad esempio i fascicoli, che spesso venivano portati da una città all'altra per essere miniati. Una mobilità che, come vedremo, riguardava sia l'oggetto che l'artista. Dei corali di Ferrara, o libri per il canto ad uso della del coro della cattedrale, oggi conservati nel museo, vi parlerà in modo dettagliato Fabrizio Lollini nella conferenza della prossima settimana. Ma è necessario che io faccia una brevissima premessa su come essi venivano eseguiti, per familiarizzare con i termini e con gli oggetti. Quello che dico è desunto dai documenti ferraresi, in particolare dal registro dei conti tenuto dall'esattore del capitolo, Francesco Menegi, o Menegi, non lo so, andato perduto ma in parte trascritto da studiosi locali prima della sua sparizione. Tuttavia, il processo produttivo descritto per Ferrara è simile a quello di altre città d'Italia. Vediamo di che si tratta. Nel nostro caso, che va dal 1477 al 1535 circa, la figura chiave del processo produttivo è quella del cartolaio. Il primo ad essere nominato dalle fonti, e per molti anni, è il laico Francesco Dalzio, o meglio, Francesco Dalgiglio, nome che si riferiva all'insegna appesa fuori dalla sua bottega. Spesso il cartolaio aveva in affitto il negozio dalla stessa cattedrale, nelle vicinanze, se non proprio a ridosso dell'edificio sacro. Il cartolaio, come prima cosa, si occupava di procurarsi le pelli da trasformare in pergamena, che nel caso dei corali ferraresi, essendo particolarmente grandi, era pelle di vitello e veniva acquistata a Venezia, nel fondaco dei tedeschi vicino Rialto. Erano infatti pelli importati dalla Germania, poiché in Italia si producevano solo pergamene derivanti da pelli di capretto o di pecora. Il cartolaio si occupava di trattare le pelli, perfezionandole in due modi: lavorandole con la pietra pomice per togliere le impurità al fine di farle diventare più chiare possibili, e passando una sorta di gesso che serviva a rendere meno grasso e quindi assorbente il supporto su cui poi si doveva scrivere. Una volta pronte, le pergamene venivano piegate a metà, cioè così, per intenderci,
e prendendo il nome di bifoli e riunite in fascicoli. Nel caso dei nostri corali, i fascicoli erano composti da 4 bifoli. Il fascicolo di 4 bifoli si chiama quaternione o quaterno, da cui il nome moderno di quaderno che tutti conosciamo. Subito dopo, il cartolaio delineava a matita il campo scrittorio, cioè la parte riservata al copista, le righe dove andavano il testo e le note. Le pergamene a questo punto passavano al copista, che disegnava il tetragramma con inchiostro rosso e scriveva il testo e le note con inchiostro nero. Il copista di riferimento della cattedrale, all'inizio almeno, era un francescano che si chiamava Fra Evangelista Tedesco. È stato possibile calcolare, in base ai pagamenti, che la durata media per la scrittura dei 3 primi corali fu di circa 7 mesi per ciascun volume. I corali sono, per quanto ho potuto verificare, l'unico caso tra i libri in cui interveniva anche un secondo copista, specializzato nella scrittura musicale, nelle note, i cosiddetti neumi, e nella concordanza che questi dovevano avere con il testo sottostante. Come specificano i documenti ferraresi, questo però non era il caso di Fra Evangelista, che si occupava di entrambe le cose. Finita la fase della scrittura, il copista restituiva i fascicoli scritti al cartolaio, che a sua volta li passava al vignatore per la decorazione. Nel caso dell'antifonario primo della cattedrale, di cui analizzeremo nel dettaglio i costi, prodotto a partire dal 1477, intervengono 3 miniatori. Il primo miniatore è Andrea Dalle Viezze, che lavora solo al primo corale della serie, lasciandolo interrotto, per poi andarsi a occupare della biblioteca del Duca, di cui diventa il bibliotecario ufficiale. Il suo compito, stando ai documenti, era quello di disegnare l'iniziale e di applicare la foglia d'oro, foglia che aveva a sua volta acquistato dal Battiloro in pacchetti da 100 fogli. Sono 100 fogli perché si ricavavano da il fiorino o dal ducato, che era la moneta aurea. Se ne dovevano ricavare esattamente 100 fogli se non frodavi. Quella che vedete nell'immagine è la preparazione per la foglia d'oro, con una terra rossa chiamata bolo armeno, cioè non è ancora stata applicata la foglia d'oro e vedete il disegno e le parti dove poi sarà applicata la foglia, che è la parte rossa. Gli altri 2 miniatori, che lavorano ad una buona parte dei corali ferraresi, una volta andato via Andrea, saranno Fra Evangelista da Reggio, anch'egli francescano, e Jacopo Filippo Medici, detto l'Argenta. I 2 miniatori, spiegano le fonti, lavorano senza distinzioni di ruoli, dal disegno progettuale della lettera all'applicazione della foglia d'oro, dalla decorazione a penna dei bordi alla esecuzione vera e propria della iniziale con i pigmenti acquistati dallo speziale. I colori più preziosi, quali il blu oltremarino derivato dai lapislazzuli, l'oro e l'argento macinati, venivano acquistati a Venezia, una piazza commerciale in cui si riusciva a trovare in pratica tutto, una porta verso il nord Europa e l'Oriente. A questo punto i fascicoli scritti e miniati tornavano al cartolaio per essere legati con delle cordicelle, da cui il termine legatura, compito di cui si occupava lo stesso cartolaio. Prima dell'applicazione delle pesanti assi in legno rivestite in cuoio, che costituivano i piatti anteriore e posteriore della legatura e servivano a proteggere i fascicoli. Su queste assi venivano infine applicate delle decorazioni metalliche costituite da borchie centrali e angolari in ottone, che in termine tecnico si chiamano fornimenti, forgiate dall'orefice, un tal Giuliano Apolloni. Per riassumere le figure professionali incontrate, abbiamo menzionato il rivenditore di pelli o conciatore, il cartolaio, il copista, il miniatore, il battiloro, lo speziale, l'orefice. A questo punto ci siamo fatti una prima idea della complessità del lavoro, della mobilità delle merci e anche degli artigiani. Continuiamo il racconto ferrarese facendo riferimento ad alcuni esempi basati sui documenti che ci consentono di toccare aspetti diversi
di questa mobilità. Sono fonti di solito poco usate, ma molto interessanti. Un aspetto importante a questo riguardo è costituito dai dazi e dalle gabelle che i mercanti dovevano pagare viaggiando da una città all'altra. Sappiamo ad esempio, a proposito della produzione dei corali della Cattedrale di Ferrara, che nel 1482 Brunoro da Roma, un mercante incaricato dal capitolo della cattedrale di acquistare a Venezia la pergamena per i nuovi corali, spese 6 lire marchesane per offrire un pasto agli ufficiali della gabella e in tal modo non pagare le tasse sulla merce che stava importando da Venezia. Forse non è casuale che sia un romano, Lo sappiamo perché queste 6 lire furono meticolosamente trascritte nel libro della Fabbrica del Duomo accanto ad altre voci di spesa più comuni, quali ad esempio il costo delle miniature o del copista. Divertente trovare questo piccolo appunto. Come vi ho anticipato, in Italia si producevano solo pelli di capretto o di pecora. La pelle di vitello veniva importata dalla Germania. Ma che uso si faceva di queste 3 diversi pellamini codici miniati? La pelle di capretto era quella più morbida, pregiata, e quindi si ritrova in codici che dovevano avere una pergamena molto chiara, leggera e di lusso, ma non consentiva di produrre fogli particolarmente grandi. La pelle di pecora, meno pregiata, spesso macchiata e con dei follicoli vistosi, dava invece la possibilità di eseguire dei codici di formato piuttosto grande. Considerate che tutti i corali del centro e del sud Italia, dove non arrivava la pelle di vitello, sono eseguiti con pelle di pecora. E la pelle di vitello si ferma a Bologna. Sotto Bologna non l'ho mai trovata documentata. Infine, la pelle di vitello, piuttosto desueta, venne introdotta nel nord Italia per eseguire nella seconda metà del XV secolo le serie liturgiche extra large. Parliamo dei corali della Cattedrale di Ferrara, di San Petronio a Bologna, della Certosa di Pavia, di Brescia, di Genova. Considerate che questi formati straordinariamente grandi coincidono con la nascita della stampa, in un momento in cui il calo della produzione del codice miniato. Sono quindi prodotti eseguiti per sfoggiare lo sforzo e la ricchezza, commissionati dal vescovo o dal capitolo. Quanti pelli ci volevano per un codice? Per la Winchester Bible, che possiede 468 fogli, verso e recto, Claire Donovan ha calcolato che furono sacrificati circa 250 vitelli. Per quanto riguarda i primi 3 corali della serie ferrarese, invece, composti di 16 fascicoli ciascuno, servirono 64 pergamene ciascuno, cioè 64 vitelli per 3. Andando avanti con gli anni, la serie dei corali si arricchirà di volumi e di corali e i corali diventeranno sempre più grossi. Ora sappiamo che le serie liturgiche potevano arrivare anche a superare i 20 volumi, quella ferrarese ne ha in tutto 24. Questo vi dà un'idea di quanto fosse complesso e costoso reperire la pergamena. La mobilità non riguardava solo le merci, ma anche gli uomini. È il caso di un battiloro che documenti quattrocenteschi attestano essersi spostato a lavorare da Venezia a Ferrara. Di solito era il contrario, quindi è importante questo. Il battiloro produceva sia la foglia d'oro che il filo d'oro. Il filo d'oro si usava generalmente per i tessuti. Limitatamente ai codici, la foglia d'oro veniva, come abbiamo visto, per arricchire le miniature, ma anche per decorare il taglio dei fogli di un libro. Il filo d'oro invece si usava per la decorazione delle coperte dei libri quando venivano eseguite in seta. Per molti anni la foglia d'oro, usata a Ferrara, fu importata da Venezia. Questo fino a quando nel 1446 le cose non cambiarono e un battiloro veneziano di nome Girolamo Alberti fu chiamato da Leonello d'Este a Ferrara per avviarne la produzione in città. Alberti, spiega il documento, ottenne delle condizioni molto vantaggiose. Oltre ad una casa e uno stipendio mensile di 8 lire marchesane, gli fu concessa la patente per produrre localmente sia la foglia d'oro che il filo d'oro e d'argento.
con l'esclusiva della produzione per 12 anni, prima che qualcun altro potesse avviare un'attività concorrente in città. Il tutto era garantito dalla patente rilasciata dal marchese d'Este allo stesso Battiloro. Come si comprende, anche il discorso sulle patenti è di grande interesse, perché attesta il trasferimento di una produzione specifica, quello che oggi chiamiamo il know-how, da una città all'altra, con l'autorizzazione e la protezione del potere locale. Come ho anticipato poco fa, l'Italia rinascimentale è caratterizzata da una forte frammentarietà politica, territoriale e di conseguenza anche economica. Questa parcellizzazione corrispondeva anche ad un uso di monete diverse. Se a Firenze la moneta d'oro era il fiorino, a Venezia era invece il ducato. Se i conti a Firenze venivano fatti in lire, soldi e denari, a Napoli erano invece in once, tarì e grani. Accanto alle monete reali vi erano le monete di conto. Le monete reali erano le monete d'oro o d'argento che venivano realmente scambiate e passavano di mano in mano, le vedete nell'immagine, mentre le monete di conto esistevano solo sulla carta per fare, lo spiega il nome stesso, i conti, ma non venivano scambiate perché fisicamente non esistevano. Partiamo dalle monete reali, diverse a seconda della città in cui erano state coniate. Ogni città aveva la sua moneta d'oro ed argento. Le monete d'argento sono preesistenti a quelle d'oro in quanto nate prima. Andare a ritroso nel tempo ci aiuterà a capire. Nel 200 alcune delle più importanti città italiane iniziano a coniare una nuova moneta d'oro, chiamata in alcuni casi ducato, in altri fiorini. Genova è la prima città a coniare il ducato d'oro nel 1252. Firenze, nello stesso anno, conia invece il fiorino d'oro, che prende il nome dal fiore del giglio che vi era disegnato sopra. Venezia conia anch'esso il ducato, cioè conia anch'esso il ducato come Genova, ma a partire dal 1284. Seguono alla fine del 200 Bologna con il bolognino, Milano con il fiorino milanese. Roma ci arriva più tardi, introducendo il ducato papale nel 1322, che viene poi sostituito dal più noto fiorino da camera. Queste monete avevano tutte lo stesso peso e quindi lo stesso valore economico, nonostante i nomi diversi e i simboli diversi. Come oggi le monete da un euro valgono tutte lo stesso, ma se guardate quelle coniate in Grecia hanno disegni diversi da quelle italiane o francesi. Ma perché a partire dalla metà del 200 viene coniata improvvisamente una moneta d'oro se già vi era quella d'argento? All'origine della nascita della moneta aurea medievale nel XIII secolo vi era necessità di semplificare il sistema monetario in corso, basato su monete d'argento che con il passare del tempo avevano perso di peso, e questo a causa del consumo fisico dei pezzi, e quindi avevano perso anche di valore. La svalutazione poneva un problema pratico non indifferente, non tanto nell'acquisto del cibo o delle piccole cose, ma nelle grandi transazioni di denaro, per le quali ci volevano moltissime monete d'argento. Da qui la scelta di battere nelle zecche locali nuove monete d'oro. Il ducato e il fiorino avevano dunque una stessa lega d'oro di 24 carati e un identico peso, 3,53 grammi. Per questo, anche se si chiamavano diversamente, avevano un identico valore ed erano quindi scambiate alla pari. Di conseguenza, quando abbiamo ducati o fiorini, abbiamo monete comparabili tra loro. Questo vuol dire che se troviamo citato nei documenti un breviario, cioè un libro di preghiere, pagato 2 ducati a Venezia, e un altro breviario pagato 2 fiorini a Firenze, sappiamo che i 2 manoscritti erano stati pagati la stessa identica cifra. Ma non tutte le città italiane avevano coniato delle nuove monete d'oro nel 200, come Genova, Firenze e Venezia. Le città che non lo avevano fatto usavano quelle di altre piazze. Ferrara, ad esempio, che non l'aveva fatto, usava generalmente il ducato veneziano, anche se a volte nei documenti sono citati fiorini. Le monete d'oro italiane viaggiavano
si trovavano in tutte le piazze della penisola, ma erano popolari anche nei mercati esteri. Il ducato e il fiorino erano monete internazionali. Il fiorino era scambiato in tutta Europa. Il ducato di Genova e di Venezia erano delle vere e proprie monete globali, soprattutto a partire dalla fine del 400, con l'ampliamento dell'orizzonte geografico, grazie ai traffici commerciali oltreoceano delle due repubbliche. Veniamo ora ai sottomultipli in argento, chiamati denari. Le monete d'argento, anch'esse monete reali, ma di valore inferiore, erano comunemente detti grossi o piccoli, cioè denari grossi o denari piccioli, da cui la parola spiccioli. La revisione del sistema monetario medievale, cioè quello basato sulla moneta d'argento, aveva preceduto di un secolo quello del sistema aureo. Essa era partita da Genova nel 1172 e da Venezia nel 1202, non a caso le due più importanti città mercantili italiane del momento. Il motivo era stato ancora una volta la svalutazione della moneta d'argento, per lo stesso motivo dell'uso, del consumo. Anche in questo caso, avendo il denaro d'argento alto medievale perso di peso e quindi di valore, cioè i denari, quelli che si chiamiamo piccioli, i denari piccioli, si decise di coniare un nuovo denaro in argento del peso di 1,7 grammi e di chiamarlo grosso, per distinguerlo dai piccioli che non furono tolti dal commercio. Da subito però le due monete d'argento ebbero funzioni diverse. I grossi servivano per i grandi scambi commerciali, i piccioli per le piccole transazioni e la circolazione locale. Queste sono le monete reali, basate su un sistema cosiddetto bimetallico, cioè di oro ed argento. Accanto a queste esistevano le monete di conto, quali la lira, i soldi e i denari. L'economista Carlo Maria Cipolla definisce le monete di conto delle monete fantasma, perché di fatto non esistevano. Come vi ho detto, anche le monete di conto si diversificavano tra loro. Nell'Italia centrale e settentrionale troviamo utilizzato un sistema monetario basato sulla lira e sui suoi sottomultipli, i soldi e i denari, di cui ci occuperemo. Nell'Italia meridionale, in Sicilia, invece, la dominazione araba aveva lasciato in eredità un sistema monetario basato sulle once, che avevano come sottomultipli i tarì e i grani. Questa che vedete è una comunissima pagina di conti, presa da un registro di spese. Nella colonna di destra vi sono sintetizzate le lire, ecco, queste sono le lire, si vede, vero? Se uso la freccia, sì. I soldi e i denari. Quindi qui abbiamo 40 lire, un soldo, 10 denari. La tabella che vedete vi spiega invece il rapporto tra lire e sottomultipli. Una lira equivaleva a 20 soldi, un soldo a 12 denari, di conseguenza una lira equivaleva a 240 denari. Che vuol dire in concreto? Che se il prezzo di una cosa era pari a 40 soldi, si poteva anche dire 2 lire, era più semplice. Se era pari a 60 soldi e 12 denari, si poteva semplificare dicendo 3 lire e un soldo. Da dove nasce il sistema della moneta di conto? La lira e i suoi sottomultipli affondano le proprie radici nella riforma carolingia. La riforma monetaria di Carlo Magno nasce per semplificare i conteggi a molte cifre dei numeri romani, in una fase in cui non era ancora stato introdotto in Europa il sistema numerico in cifre arabe, che arriva nel Medioevo. Aveva quindi previsto l'introduzione di una nuova unità monetaria, il denaro d'argento, del peso di circa 1,7 grammi. Non so se vi ricordate, ma anche il denaro grosso citato poco fa aveva lo stesso peso di 1,7, cioè si rifaceva al peso originario del denaro alto medievale carolingio. La riforma carolingia si basava su una libra di peso d'argento, dalla quale si dovevano ricavare 240 denari, cioè un pezzo d'argento che doveva poi dare vita a 240 monete di denari.
Con il tempo, dal momento che la riforma monetaria carolingia non aveva previsto un multiplo del denaro, si optò per introdurre proprio la libra o la lira al fine di semplificare il sistema di calcolo. Così, anziché dire 2.400 denari, si poteva dire 10 libre. E così nel giro di poco la libra, che era un'unità di peso solamente, divenne la lira, unità monetaria di conto. Similmente, nel giro di poco, si introdusse una terza unità di misura intermedia chiamata solidus, il soldo per l'appunto, che come abbiamo detto era pari a 12 denari e quindi abbiamo lira, soldi e denari. Riassumo i passaggi principali. A causa della svalutazione della moneta d'argento romana, Carlo Magno mette in atto una riforma monetaria. Nasce il sistema basato sulla lira, i soldi e i denari, e il denaro era delle tre l'unica moneta reale in argento. Tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, Genova e Venezia attuano una riforma della precedente moneta d'argento carolingia. Si conia un nuovo denaro chiamato grosso, anch'esso in argento. I denari grossi sono così detti per distinguerli dai vecchi denari ancora in uso, chiamati piccioli, di minor valore perché consumati, quindi svalutati. A metà del XIII secolo, la svalutazione della moneta d'argento spinge Genova, Firenze, Venezia, seguite poi da altre città italiane, a coniare una nuova moneta d'oro e nascono il Ducato e il Fiorino. Nel frattempo, accanto alle monete reali in oro e in argento, esiste un sistema di moneta fantasma ad uso solamente della contabilità, basato sulla lira e i suoi sottomultipli, i soldi e i denari. Passiamo a questo punto ad un caso concreto, ad esempio un breviario ferrarese, che sappiamo dai documenti essere valutato sulla carta, cioè in moneta di conto, 5 lire marchesane, 10 soldi e 4 denari. Quanto sarà costato in moneta reale? La risposta ve la do io, era costato un ducato. Ma come lo sappiamo? Come calcoliamo il rapporto tra moneta di conto e moneta reale, tra lira e ducato? Siamo arrivati all'ultimo passaggio, quello che ci consente di capire come interagiscono le monete di conto con le monete reali. La soluzione è stata offerta da uno storico inglese che per molti anni ha insegnato a Cambridge, Peter Spafford, il quale nel 1986 ha pubblicato un libro in cui si possono trovare le concordanze. Nelle tabelle da lui create vi sono le variazioni delle monete di conto locali rispetto al ducato o al fiorino. Con pazienza certosina, Spafford ha creato per ciascuna moneta locale, italiana o estera, la variazione del cambio annuale con il ducato o il fiorino, che vi ho detto sono equivalenti tra loro. A seconda, quando trovava il ducato o quando trovava il fiorino citato nei documenti. Per creare queste tabelle, Spafford si è basato su documenti dell'epoca nei quali è quasi sempre riportato il valore del cambio del momento. Una delle poche monete di cui non è riuscito a pubblicare la tabella è quella di Ferrara, la lira marchesana, perché all'epoca non era riuscito a trovare sufficienti documenti. La pubblicazione in tre volumi di Adriano Franceschini, artista a Ferrara in età umanistica rinascimentale, infatti non esisteva ancora. Sono stati pubblicati tra il 93 e il 97. L'ho così potuto fare io e la tabella relativa al cambio della lira marchesana con il ducato fiorino in un arco di tempo che va dal 1423 al 1515 è stata inserita in appendice al mio articolo sui corali ferraresi uscito nel 2005 sul bollettino d'arte. Se in questa tabella, dove riporto il cambio anno per anno, guardiamo i due estremi, apprendiamo che nel 1423 un fiorino valeva 40 soldi, cioè 2 lire. Nel 1515 ne valeva 62 di soldi, cioè 3 lire e 2 soldi. In altre parole, nel giro di 90 anni la lira marchesana si era svalutata di circa un terzo. Ma a cosa ci serve avere un elenco di questo genere se in fondo in città diverse le monete d'oro avevano lo stesso valore e si usava la stessa moneta di conto?
Ci serve perché il rapporto tra moneta reale forte, ducato o fiorino, e la moneta di conto variava. Ogni città aveva un rapporto lira ducato, lira fiorino diverso, basato sulla svalutazione della moneta locale. Questo per dire che nello stesso anno un fiorino o un ducato non valeva 57 soldi in tutte le città. Questa tabella può spiegare visivamente la disparità tra le città di cui ho appena parlato. Vi ho riportato il valore della lira rispetto al fiorino in città diverse, ma nello stesso anno, il 1467, e potete notare voi stessi la differenza. A Venezia un fiorino era cambiato con 124 soldi e a Genova con 55, quindi una differenza notevole. Se quindi vogliamo confrontare i prezzi di prodotti e di opere eseguite in città diverse, di cui abbiamo sulla base dei documenti solo una valutazione in moneta di conto, come peraltro accade nella maggior parte dei casi, l'unico modo per capire il loro vero valore è quello di tradurre le diverse monete di conto locali in monete reali, cioè rapportarci ai fiorini o ai ducati, oppure sottomultipli in argento. Ho scelto di analizzare il costo dei corali della cattedrale di Ferrara, che poi ho pubblicato su Bollettino d'Arte, perché era molto ben documentato. Come vi ho detto, i libri di conto originali del XV e XVI secolo della cattedrale ferrarese sono oggi perduti, ma furono per fortuna in parte trascritti nel Settecento da Scalabrini, in un manoscritto oggi all'Ariostea, su cui poi è tornato padre Teodosio Lombardi nel 1982. E nell'Ottocento, con maggiore precisione, da Giuseppe Antonelli, in un testo del 1845 inserito nella più nota pubblicazione di Michelangelo Gualandi, Memorie originali italiane riguardante le belle arti. Vi faccio vedere diverse tipologie di lettere miniate, appartenenti a corali diversi del Duomo, della Cattedrale di Ferrara, e accanto a loro il costo desunto dai documenti. Non sono tutte dello stesso corale perché nessun corale ha tutte le tipologie, però sono state fatte nello stesso momento, quindi il rapporto di costo è reale. Vediamo insieme le diverse, molti appartengono allo stesso codice, ma non tutte. Vediamo insieme le diverse tipologie andando dalla più piccola, l'iniziale decorata da due soldi, alla più grande, che è il principio o principio, cioè il foglio interamente miniato da 25 lire. Tenete presente come riferimento, ora che guardate, in assenza di un centimetro, il tetragramma rosso, le quattro linee rosse, che vi fornirà un ordine di grandezza per misurarle. Allora abbiamo la più piccola, che vale 2 soldi, equivaleva a un rigo di testo. La descrizione un rigo di testo, un rigo di tetragramma non è mio, è proprio desunto dai documenti, è così che vengono descritte. Scusate. Poi abbiamo quella da 3 soldi, che era leggermente più grande, cioè un rigo di testo e un solo rigo di tetragramma, con motivi ornamentali. Quella da 6 soldi era una lettera con motivi ornamentali, ma aveva un rigo di testo e l'intero tetragramma. Quella da 10 soldi era identica alla precedente, ma ha un'ornamentazione fatta con la penna nera laterale sul bordo e quindi valeva 4 soldi in più. Quella con figure vale 3 lire e 10 soldi, cioè 70 soldi, no? Perché sono 3 lire sono 60 soldi, più 10, 70 soldi. Qui arriviamo a 9 lire, cioè 180 soldi. La grandezza della iniziale è la stessa, figurata anch'essa, però quel bordo laterale che viene chiamato coda nei documenti, per il quale ci vuole un sacco di lavoro, come potete immaginare, fa alzare il prezzo notevolmente. E infine il principio. Si chiama principio perché è il foglio iniziale di un corale o di una nuova parte del corale, per esempio quando si passa dal temporale al santorale, insomma, e vale 25 lire, che tradotto in soldi sono 500 soldi, quindi dalla piccola, che valeva 2 soldi, la piccola iniziale ornamentale, a
il foglio interamente miniato che ne vale 500 di soldi, ma nessuno diceva 500 soldi, sui documenti si ritrova scritto 25 lire. Ecco, questa tabella riassume quello che vi ho detto. Nella tabella che state vedendo sono schematizzati i costi delle miniature che abbiamo appena analizzato nel dettaglio. Il loro diverso costo era basato su alcuni fattori, vediamo quali. Innanzitutto la grandezza della miniatura, sempre riferita nei documenti con grande precisione al rigo, al testo, al tetragramma. In secondo luogo il tipo di decorazione. Se erano decorate valevano un tot, se erano figurate o istoriate ne valevano un altro, e se avevano la coda, cioè il bordo, o non lo avevano. Viceversa, il costo non era basato sulla notorietà dell'artista, e questo ci porta ad un altro punto. Artisti coinvolti nello stesso lavoro ricevevano il medesimo compenso indipendentemente dalla propria fama. Però ogni attività aveva un costo preciso. L'applicazione della foglia d'oro in una miniatura, ad esempio, era sempre valutata un terzo del costo dell'intera iniziale. Quindi nelle iniziali da 6 soldi l'applicazione a foglia d'oro era di 2 soldi, in quelle da 9 lire era di 3 lire. Nonostante questo, le iniziali mantengono gli stessi costi per un arco temporale che va circa dal 1477 ai primi decenni del 500. Nel caso di uno dei... Dunque, questo è un costo di un corale di 16 fascicoli. I primi 3 corali della serie sono di 16 fascicoli. Quindi l'acquisto delle pergamene è di 21 lire, la preparazione, la seconda riga si riferisce al lavoro del cartolaio, cioè la preparazione prima della trascrizione del testo e la cucitura dopo, che ho riunito perché lo fa una sola, la stessa persona, la trascrizione del testo, l'esecuzione delle miniature, la legatura intesa come le assi di legno e le borchie. Adesso da qua si capisce che la spesa più esosa è quella delle miniature in questo caso. Questo corale costa in tutto 138 lire, che sono 46 ducati che prendiamo come riferimento. Nel caso di uno dei primi corali ferraresi, costato 46 ducati, la spesa della trascrizione del testo incideva solo per un quarto rispetto alla spesa complessiva, mentre la decorazione rappresentava circa il 50% del totale. Ci sono casi, per quanto riguarda i codici manoscritti, in cui tale rapporto è invertito, per esempio nei breviari, ad esempio, in cui il costo della trascrizione era la voce più cara. In base alla documentazione relativa ai 22 corali ferraresi, possiamo dire che con il passare degli anni i costi delle singole miniature non aumentarono, né aumentarono quelli della manodopera. Ciò nonostante, i prezzi degli ultimi corali si elevarono moltissimo, ma per un motivo diverso, perché aumentarono le misure delle miniature. Il numero delle miniature istoriate costavano maggiormente e più in generale il numero complessivo delle miniature. In pratica aumentò la ricchezza e la complessità dell'apparato illustrativo e questo determinò un lievitare dei prezzi. Non a caso i corali tardi della serie hanno soprattutto miniature storiate rispetto a quelle decorate dei primissimi volumi che avete visto. Alcuni dei corali tardi della serie ferrarese raggiunsero il costo di circa 88 ducati, cioè un valore quasi doppio rispetto a quello dei primi corali della serie, di cui abbiamo visto il costo è 46 ducati. Non a caso, se nel primo corale, questo, la spesa della sola decorazione rappresentava il 48%, nei corali tardi, quelli da 88 ducati, uno viene eseguito nel 1501 ad esempio, la spesa delle miniature raggiunge il 71% del costo totale. Questi dati, come peraltro anche la scelta di usare pergamene di vitello per creare libri di formato molto superiore alla media, confermano che vi fu l'esplicita volontà da parte del committente, il vescovo di Ferrara Bartolomeo della Rovere e il capitolo, di arricchire l'apparato illustrativo dei codici liturgici. Da codici devozionali, i corali divennero oggetti di lusso.
Anche i corali fatti eseguire a Brescia dal potente ministro generale dell'ordine conventuale Francesco Sansone si trasformano in veri e propri libri dipinti, come del resto a Pavia, a Bologna e altrove. Possiamo dire che si innescò una sorta di competizione tra le diverse città del nord Italia per produrre le serie liturgiche sempre più belle e più importanti, con investimenti finanziari molto impegnativi. Un secondo aspetto che va sottolineato di questo fenomeno è che l'arricchimento dell'apparato illustrativo modificò il ruolo dell'artista, che passò dall'essere uno qualunque tra gli artigiani del libro, accanto al cartolaio, al battiloro, al copista, all'attore principale e più pagato. Come ho accennato prima, l'intento della mia ricerca era quello di riuscire a definire degli ordini di grandezza economici per ciascun tipo di codice miniato, da confrontare con quello di altre opere d'arte. Volevo fissare dei punti fermi cui fare riferimento, tanto per le materie prime che compongono un codice, quanto per i codici stessi. Il primo dato emerso dalla ricerca, forse quello più interessante per noi storici dell'arte, ha rivelato che i codici miniati su pergamena erano opere molto care. In generale si può dire che nel 400 le arti definite minori, quindi non solo la miniatura ma anche l'orificeria e i tessuti, erano ancora tra le arti più care, molto più care della pittura, che è sempre stata quella meglio studiata. Abbiamo detto che uno dei primi corali della cattedrale ferrarese costò circa 46 ducati. Partiamo dunque da questo dato e facciamo dei confronti. Il piccolo ritratto di Borso d'Este, alto 48 cm, che vedete nell'immagine, era costato molto meno, 6 ducati. Questo non perché lo avesse dipinto un pittore poco importante, Baldassarre d'Este era un artista di corte molto stimato dal duca. Alcuni pagamenti a cosmettura, infatti, attestano che per i piccoli ritratti delle figlie del duca Ercole I, Lucrezia, Isabella e Beatrice, il cura aveva ricevuto ancora meno, 4 fiorini l'uno. Dunque si conferma quanto detto, un pittore di gran successo, quale cosmettura, veniva pagato come Baldassarre d'Este, che sicuramente era meno geniale e innovativo. Del resto, il corale ferrarese da 46 ducati era costato circa 6 ducati in più delle splendide anche dell'organo dipinte da cosmettura, oggi conservate al Museo della Cattedrale, pagate all'artista 111 lire, ma che noi ormai sappiamo tradurre in moneta reale, cioè costavano 40 ducati. E questo per me è stata una sorpresa, devo dire. Sulla base della documentazione esaminata, si può dire che per l'acquisto di un messale quattrocentesco di ottima fattura si spendevano in media 25 ducate. Tuttavia, per il messale di Santa Tecla, che vedete nell'immagine, miniato nel 402 da Novello da Imbonate, ma destinato al Duomo di Milano, se ne spesero circa 116. Ci troviamo infatti di fronte a un codice di lusso con un apparato illustrativo molto ricco. Ma non solo. Un terzo del costo complessivo del codice fu assorbito dalle decorazioni metalliche della coperta in seta della legatura, cioè dalle borchie metalliche in argento dorato smaltato che raffiguravano la Vergine col bambino e alcuni santi. Non è diverso dal rapporto esistente tra un quadro e la sua cornice lignea. Nelle pale d'altare, infatti, il lavoro di carpenteria dell'anonimo falegname, il Marangon, eguagliava e talvolta superava il lavoro del più noto pittore, solo che questo non si dice mai perché non si studiano le cornici. La Madonna del Melograno di Jacopo della Quercia fu scolpita tra il 1403 e il 408 per la Cappella Silvestre del Duomo. Costò 270 ducati. In questo caso sappiamo che sul costo incisero l'acquisto del marmo e il suo trasporto da Carrara per un totale di 100 ducati, mentre la manodopera ne costò 170. Parlando di codici di lusso, non si può non parlare della Bibbia di Borso d'Este, conservata alle Estense di Modena. Si tratta di un codice in due volumi, per un totale di 606 carte.
Osservando il costo di 5 lire del principio, possiamo confrontarlo con il principio di uno dei corrali di Ferrara, che ne valeva 25, però dovete calcolare la diversa grandezza delle due pagine, quindi questa è molto più piccola come pagina, quindi il rapporto 5-25 ha un senso. Il costo totale della Bibbia di Nicolò in due volumi fu di 2000 ducati. In questo caso, la spesa per la decorazione incide dell'88% del valore totale del codice. Cioè, nel caso della Bibbia, la voce decorazione è l'88% del valore totale. Si potrebbe pensare che la Bibbia costò moltissimo perché fu un prodotto di corte, pagato più del dovuto. In realtà, la Bibbia costò moltissimo perché comportò altrettanto lavoro. Vi furono impegnati una ventina di artisti per 6 anni, anche se il contratto fu firmato solo da Taddeo Crivelli e Franco De Rossi. Lo dimostrano il fatto che il costo medio di una pagina miniata è di circa 4 lire. Non esagero dicendo che questa fu una delle opere d'arte più care in assoluto della sua epoca, eppure aveva un costo medio per pagina assolutamente nella norma. Abbiamo detto che produrre in 6 anni la Bibbia di Borso, composta in 2 volumi, costò 2000 ducati, cioè 1000 ducati a volume. Ognuno dei 2 volumi della Bibbia è quindi costato quanto la cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella, dipinta dal ghirlandaio, che una fonte quattrocentesca attesta essere stata valutata 1000 fiorini. Per concludere, come si è detto, il lavoro dei copisti e dei miniatori e di tutti gli artigiani del libro aveva prezzi definiti. La trascrizione era calcolata in base al numero di linee di testo delle pagine da copiare, il costo della miniatura si basava sulla quantità di lavoro da svolgere. In un codice miniato normale, non di particolare lusso, la voce di spesa più cara era quella della trascrizione, non della decorazione. Essa poteva rappresentare fino al 50% della spesa totale, come per i breviari. Per tutto il 400, la produzione di un manufatto, anche di lusso, come il caso limite della Bibbia di Borso, ha dei connotati fortemente artigianali, minuziosamente regolati da norme piuttosto rigide dettate dalle corporazioni cittadine e con costi proporzionati alla quantità e alla complessità del lavoro, non basati quindi sulla fama dell'artista. La produzione del codice era una sorta di catena di montaggio in cui i singoli pezzi spesso viaggiavano prima di essere assemblati. Le fila di questo lavoro erano tenute insieme il più delle volte dal cartolaio. Possiamo chiamarlo il manager della produzione libraria. Si partiva da lui per il reperimento della pergamena, si finiva con lui per la legatura del volume. Lui teneva rapporti con il copista, il miniatore, il battiloro, l'orefice. È stato giustamente osservato da uno studioso americano, Jonathan Alexander, che le corti rinascimentali ad un certo punto divennero il luogo dove i pittori e scultori si rifugiarono anche per sottrarsi alle rigidissime regole delle gilde. Questo in parte fece sì che con la fine del 400 il ruolo dell'artista cambiò completamente. Da artigiano, vincolato dalle corporazioni, nei costi e nella produzione, conquistò una sua autonomia. Sarà infatti, soprattutto grazie alla protezione delle grandi famiglie al potere, i Medici, gli Sforza, gli Este, ma anche la Curia Pontificia di Roma, se si verrà sempre più affermando una figura di artista che a cavallo tra 4 e 500 cambia le regole del gioco e soprattutto le regole del mercato dell'arte. Grazie.